Buongiorno a tutti, sono Diego di Alternativa Comunista, operaio della Pirelli. Come partito abbiamo deciso di fare questo breve video di appoggio e di sostegno all'importante sciopero che c'è stato, che ha interessato i lavoratori della Sevel di Atessa sabato scorso, proclamato dal coordinamento Slaikobas di Chieti. Ad oggi, mentre parliamo, ci sono già stati 37 contagi certificati alla Sevel e il numero continua a crescere quotidianamente, e in una fabbrica come la Sevel, che conta 6.000 dipendenti, potete ben capire che il potenziale di espansione del contagio può assumere veramente cifre pericolose. Può la Sevel oggi diventare un focolaio incontrollato di coronavirus e di contagio di questa pandemia. I lavoratori denunciano la mancanza totale di sicurezza, no? Denunciano assembramenti all'ingresso, denunciano l'impossibilità, come tra l'altro è chiaro per tantissimi operai, l'impossibilità in molte lavorazioni a tenere il distanziamento previsto. Hanno ridotto inoltre i tempi di sanificazione e non esistono anche isolamenti precauzionali. Per tutti questi motivi hanno denunciato ripetutamente, facendo comunicati, chiedendo spiegazioni, ma non sono stati ascoltati. Hanno appunto dovuto ricorrere allo sciopero per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, perché se non è il padrone a fermare le fabbriche, dobbiamo essere noi operai, perché la nostra vita vale più dei profitti di qualsiasi padrone. Ma l'altra denuncia che emerge da questa situazione è l'inconcludenza di questi protocolli di sicurezza firmati dalle direzioni dei sindacati confederali di CGIL e CISL e UIL con i padroni. Pensate come possa essere possibile garantire la sicurezza dei lavoratori mandando in tutta la nazione centinaia di migliaia di lavoratori che affollano mezzi pubblici, che condividono spazi come spogliatoi, mense, box, pausa e bagni. Non è possibile alcuna sicurezza. E per questo, sulla scia di quelli che sono stati gli importanti scioperi di marzo, che tutti ricordiamo, dove i lavoratori hanno scioperato spontaneamente, anche contro le direzioni e le stesse direttive delle loro direzioni sindacali, per tutelare la loro sicurezza e la sicurezza dei familiari. Quindi, come Alternativa Comunista, noi siamo al fianco dei lavoratori della Sevel, ma siamo al fianco di tutti i lavoratori che lottano per pretendere le loro condizioni di sicurezza, e l'unico modo per avere la sicurezza è fermare tutte le produzioni non essenziali a fronteggiare questa emergenza sanitaria. Ma siccome i padroni in questo sistema qua non fermeranno mai le produzioni, perché significherà arrestare i loro profitti, dovranno essere gli operai in tutta Italia a fare come a marzo, a fermare le produzioni incrociando le braccia uscendo dalle fabbriche per garantire la loro sicurezza e la sicurezza dei loro familiari. E questo hanno fatto sabato scorso nuovamente con coraggio i lavoratori della Sevel, e noi crediamo come partito che il loro sciopero sia uno sciopero esemplare e un modello da seguire per tutti gli operai. Viva tutti i lavoratori in lotta!